Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo questi motori della Abet FPV, ideali per droni ultraleggeri. Se volete acquistarli trovate il link in descrizione. I motori ci arrivano all'interno di questa scatolina in plastica che li tiene ben protetti dagli urti. Vediamo subito cosa abbiamo all'interno della confezione. All'interno troviamo i 4 motori ed un set di viti per fissarli al frame. Questi motori della Abet FPV hanno le dimensioni di 20-04, mentre per i KV abbiamo 1700 come questi e 3000. I motori da 3000 KV sono studiati per batteria a 4 celle e possiamo usarli su droni da 3 pollici tipo CineWhoop, qualsiasi tipo di 4 pollici o un toothpick leggero da 5 pollici. I 1700 KV che ho preso io invece sono studiati per l'IPO A6S e possono essere usati su qualsiasi tipo di drone da 4 pollici o un toothpick leggero da 5. Le eliche suggerite per build da 4 pollici sono le Genfan 4023, mentre per build da 5 sono le Genfan 5125. Come vediamo si consiglia abbinare questi motori con eliche dal pitch piuttosto basso. La distanza tra i fori di fissaggio è di 12 mm e le viti da usare sono con filettature M2. La campana è fissata al motore tramite clip, soluzione che non mi piace molto, ma su questo tipo di motori non abbiamo alternative. Infatti l'albero motore è da 1.5 mm e le eliche si fissano a loro volta sulla campana con due viti M2. Una volta sistemata l'elica, il motore ha questo aspetto. La distanza tra magneti e statore è buona, come notiamo su alcuni di essi c'è questa colla marrone che serve per bilanciare il motore. Questa viene applicata dal costruttore, quindi è molto importante non rimuoverla. Come la maggior parte dei motori da 20, abbiamo la campana con 14 magneti. I cavi sono in silicone da 24 AVG e sono lunghi 10 cm. Il peso del motore è di soli 16,6 grammi. Ora è venuto il momento di testare i motori con l'RC Benchmark 1520. Per il test userò delle CQ Prop 4025 Bipala. Come batteria userò una CNHL Black 6S da 1100 mAh. Questa batteria è troppo pesante per essere usata nella realtà e va bene solo in fase di test. Le batterie che vi suggerisco di usare con questi motori sono delle 550 mAh in versione A6S, mentre se prendete i motori per 4S potete usare anche delle 850 mAh. Vi lascio in descrizione qualche link su dove trovare le batterie. Il risultato dei test ci dice che questi motori hanno un consumo molto basso in ampere, la spinta non è eccezionale ma hanno un buon rapporto di efficienza. Abet FPV è un marchio che rivolge la sua attenzione ai droni ultraleggeri, infatti modelli come Abet 65, 75, 85 e 95 sono tra i più popolari nelle rispettive categorie. Questi motori rispecchiano la stessa filosofia ma con la volontà di spingersi su modelli più grandi come 4 e 5 pollici. Ovviamente non dobbiamo aspettarci il classico drone da freestyle come siamo abituati a vederlo, ma dobbiamo immaginarci un toothpick di grandi dimensioni. Per quanto un drone ultraleggero da 5 pollici sia un progetto interessante, a mio parere questa categoria è abbastanza satura, con droni da racing o freestyle che la fanno da padrona. Molto più interessante è il campo da 4 pollici, dove ci sono margini per creare qualcosa di inedito e particolare. E infatti, come abbiamo visto, le eliche che ho scelto per questo test sono delle HQ Prop 4025. Ed è proprio un 4 pollici il frame che ho scelto da abbinare a questi motori, rimanendo sempre in casa Abet FPV con l'X-Night 4 inch. Completerà la build un flight controller con esche integrati, una micro VTX e una videocamera FPV classe Nano. Il risultato sarà un toothpick da 4 pollici a 6S ad altissime prestazioni. In conclusione, se vi piacciono i droni molto reattivi ma allo stesso tempo volete costruirne uno dal peso molto ridotto, questi motori della Abet FPV sono la scelta ideale per realizzare il vostro progetto. Questa era la mia recensione dei motori Abet FPV 2004. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.